Auguri di buon anno a tutti. Il mio pensiero va innanzitutto all'umanità sofferente a causa della pandemia, della mancanza di lavoro e della povertà dilagante. Il mio pensiero va soprattutto al popolo delle carceri, detenuti, agenti, educatori, volontari, insomma a tutte le persone coinvolte nell'ambiente carcerario. Ambiente a me così molto caro, in quanto ho trascorso 15 anni della mia vita fra quelle mura, in quella realtà. Il mio pensiero va soprattutto a quelle persone che ho conosciuto in quei luoghi, persone che ricordo spesso, a me comunque care e che purtroppo non ci sono più. Ma il mio pensiero va anche agli amici commercianti, ai titolari di bar, ristoranti, ma anche di altre realtà lavorative che in questo anno, soprattutto in quest'anno, ma non solo, sono state vittime sacrificali di abiette sperimentazioni di carattere politico, scientifico ed economico. Proviamo tutti a creare un nuovo umanesimo, auspicando una futura giustizia sociale ed una profonda trasformazione spirituale che affranchi l'umanità dall'angoscia del presente. Ma un saluto particolare va alle neomamme e alle nuove famiglie che, sfidando le mode e le avversità dei tempi, hanno deciso di investire sul futuro. Ricordate che la famiglia è alla base della continuità e del progresso sociale. I figli sono il nostro domani. La mia parabola di vita sia da sprone e da ispirazione a riflettere sui propri errori e a costruire il proprio riscatto sociale. Facciamo dei nostri errori il nostro più grande patrimonio di saggezza. Vi invito a conoscere la mia vita acquistando la mia biografia che potete trovare su Amazon. Di nuovo auguri a tutti.